Nelle lezioni precedenti ci siamo occupati della nozione di integrale e abbiamo detto che questa nozione scaturisce come dire, dal desiderio di assegnare un'area al trapezoide individuato dal grafico cartesiano di una funzione, cominciando da funzioni non negative. Noi abbiamo una funzione definita su un intervallo AB, così non negativa, e vogliamo costruire un procedimento al termine del quale ci sia possibile Assegnare un'area a questo trapezoide. Poi abbiamo visto che una volta costruito questo procedimento per le funzioni non negative, per le funzioni di segno qualunque, sfruttando il fatto che una qualsivoglia funzione si può scrivere come differenza fra due funzioni non negative, abbiamo esteso il concetto di integrale alle funzioni di segno qualunque definendo l'integrale di una funzione di segno qualunque come la differenza, non la somma, la differenza fra gli integrali della sua parte positiva e della sua parte negativa. Lo scopo di questa lezione è di ripercorrere un pochino, cioè di, come dire, di riflettere su ciò che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, perché ci si accorge che in realtà l'ipotesi della continuità della funzione di partenza è una condizione, come dire, sufficiente, ma certamente non necessaria, in altre parole questo procedimento di approssimazione per difetto o per eccesso dell'area del trapezoide di una funzione, al termine del quale, se le cose vanno bene, diciamo così, si può assegnare un'area al trapezoide stesso, questo processo, dicevo, non necessita in partenza della nozione di continuità, ma soltanto della nozione di limitatezza della funzione. Ho detto tante volte, lo ripeto fino alla noia, dire che una funzione f definita in un intervallo a b a valori reali dire che essa è limitata vuol dire semplicemente che i suoi estremi inferiore e superiore sono due numeri reali, sono due quantità finite, quindi i valori che la f assume sono compresi fra un numero è piccolo ed un numero diciamo è grande. Se la f è non negativa, questo è piccolo sarà a sua volta un numero non negativo. Quindi le cose vanno così. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito le somme inferiori, abbiamo definito anche le somme superiori, ricordo molto brevemente di che cosa si tratta. Si prende l'intervallo AB, si opera una scomposizione in un numero finito di parti mediante scegliendo certi punti x con 0 coincidente con a, x con 1, x con 2, eccetera, eccetera, fino a x con n coincidente con b. Questi punti non sono necessariamente distanziati. Si chiama e piccolo k, l'estremo inferiore della funzione f sull'intervallo generico di estremi xk-1xk. Si chiama E grande K l'estremo superiore della funzione sul medesimo intervallo, poi cosa si fa? Si vanno a costruire queste due somme S piccolo F sigma, diciamo se sigma è il nome che ho dato alla scomposizione, la somma in K da 1 a n, così, del prodotto E piccolo K per xk meno xk meno 1, questa evidentemente è l'area di un rettangolo, così nel generico intervallo, l'area di un rettangolo che è contenuto nel trapezoide, questo prodotto. E dunque così facendo io vengo a considerare l'area di un plurirettangolo eh, il cui, che è contenuto nel trapezoide della funzione F, F. S grande F sigma è definito in modo completamente analogo, salvo sostituire al posto di E piccolo E grande, quindi questa volta avrò l'area di un plurirettangolo che contiene il trapezoide, non che è contenuto. Questa volta prendo come altezza del mio, del mio rettangolo E grande K, cioè l'estremo superiore, dei valori che la funzione assume nello stesso intervallo. Ora, mh, si osserva che tra l'altro queste due somme inferiori e superiori sono a, a loro volta aree del trapezoide, potremmo dire, che in realtà è un pluriettangolo, di certe funzioni che qui non, non sto a esplicitare, ma che potrei, anche, che potrei anche esplicitare. Io potrei considerare una funzione, come si dice, a gradini o a scala, che vale e piccolo k su ciascuno di questi intervalli e ha valori del tutto arbitrari nei punti di scomposizione. Il trapezoide di una siffata funzione sarebbe proprio il, plurirett il plurirettangolo la cui area è s piccolo f sigma, così co come potrei considerare una funzione costante a tratti che in ogni tratto ha come valore e grande k in ogni intervallo. E allora ecco che il trapezoide di questa funzione sarebbe un plurirettangolo, proprio quel plurirettangolo la cui area è S grande F Quindi, come dire, quasi senza accorgermene, quando io definisco le somme inferiori e le somme superiori, in realtà è come se io andassi a maggiorare e minorare la mia funzione con due funzioni a gradini, due funzioni a scala, come si dice, o costanti a tratti, tali che i trapezoidi che si individuano, che in realtà sono dei plurirettangoli, hanno come area rispettivamente la somma inferiore e la somma superiore. La prima cosa che si può osservare, la leggiamo qui a monitor, è che i due insiemi numerici costituiti dalle somme inferiori e dalle somme superiori sono separati. Cosa vuol dire che sono separati? Vuol dire che ogni somma inferiore è minore o uguale di ogni somma superiore. Si dirà, ma questo è ovvio se io considero una somma inferiore relativa a una certa scomposizione e la somma superiore relativa alla medesima scomposizione per l'ottima ragione che in ciascuno dei prodotti e piccolo k per l'ottima ragione che e piccolo k è minore uguale di e grande k e quindi le cose, questa disuguaglianza si conserva se moltiplichi il tutto per la quantità positiva xk-xk-1 e quindi è chiaro che ciascun addendo dell'una somma non supera il corrispondente addendo dell'altra somma e quindi le cose vanno nel modo detto ma si dirà se io metto in competizione due somme Relative a scomposizioni differenti, diciamo la sigma 1 e la sigma 2. Sarà ancora vero questo? Ma io dico di sì, perché guardate, vale una proprietà su cui abbiamo eh, detto qualcosa molto rapidamente anche in una delle lezioni precedenti. Diciamo così: che cosa accade se si raffina una somma inferiore, se si raffina diciamo meglio la scomp una scomposizione? cioè se io aggiungo nuovi punti, almeno un nuovo punto. A una scomposizione preesistente, cosa accade della corrispondente somma inferiore? Beh, si vede subito che la somma inferiore aumenta o comunque non diminuisce, perché se io aggiungo questo punto eh, ho questo nuovo rettangolino che prima non c'era e che adesso c'è. E che cosa accade se viceversa considero una somma superiore? Se aggiungo un nuovo punto e eh, prima c'era tutto questo rettangolo, adesso al posto di questo rettangolo ne abbiamo due, quindi questa volta è questo rettangolo che viene perduto nel raffinamento della scomposizione. Quindi. Diciamo detto brevemente, se io passo da una scomposizione a una scomposizione più fine, la somma inferiore aumenta o comunque non diminuisce, la somma superiore all'incontrario diminuisce o comunque non aumenta. Allora l'idea è questa. Se io ho due scomposizioni, sigma 1 e sigma 2, cosa faccio? Considero come dire, la loro unione, cioè metto insieme i punti di scomposizione dell'una e dell'altra. Considero i punti che considero la scomposizione operata dai punti che appartengono ad almeno una delle due scomposizioni. Questa nuova scomposizione, chiaramente siccome è ottenuta dalla sigma 1 aggiungendo gli eventuali punti della sigma 2 che già non fanno parte della sigma 1, è più fine della sigma 1, ma è anche più fine della sigma 2 per la medesima ragione perché alla sigma 2 ho aggiunto gli eventuali punti della sigma 1 che, non, che già non appartenevano a sigma 2, dunque è più fine di entrambe, dunque guardate che cosa accade, lo scriviamo su un altro foglio così per maggiore chiarezza, dunque io ho la s piccolo f sigma 1, e la sigma è più fine, dunque è minore uguale di s piccolo f sigma, ma questa è minore uguale di s grande f sigma, perché abbiamo detto che quando la scomposizione è la medesima... È ovvio che la somma inferiore è minore della somma superiore e questa a sua volta è minore o uguale di S grande F sigma 2 per la ragione che ho già spiegato, perché sigma è più fine di sigma 2. Ed ecco dunque che mettendo in cascata queste, due, queste tre diseguaglianze, abbiamo che ogni somma inferiore è minore o uguale di ogni somma superiore. Dunque gli insiemi sono separati. Quindi se io parto da una qualsivoglia funzione limitata, possiamo pure supporre che sia non negativa, prescindendo per il momento da qualsivoglia ipotesi di continuità, abbiamo che in ogni caso le somme inferiori costituiscono un insieme che è separato rispetto alle somme superiori. Dunque, se io vado a considerare diciamo l'estremo superiore delle somme inferiori, della S piccola F sigma, e l'estremo inferiore delle somme superiori, abbiamo che l'estremo superiore delle somme inferiori è minore uguale. Qui in figura l'ho disegnato minore. Eh? Quando è che sono uguali? Quando abbiamo, due insiemi, quando abbiamo due insiemi separati di numeri reali, sempre accade che l'estremo superiore del, come dire, del primo insieme hm, è minore o uguale dell'estremo dell superiore del primo insieme, quello costituito dai numeri, tra virgolette, piccoli, è minore o uguale dell'estremo inferiore del secondo insieme, quello costituito dai numeri, tra virgolette, grandi. Quando è che gli insiemi si dicono contigui? Si dicono contigui quando i due insiemi sono Tali che in realtà l'estremo superiore del, prim, del primo insieme coincide con l'estremo inferiore del secondo insieme, vale a dire sono contigui quando gli elementi di separazione fra queste due classi ce n'è uno uno solo. Bene, siamo giunti in pratica alla definizione di funzione integrabile, funzione limitata integrabile. Una funzione limitata è integrabile quando accade, lo leggiamo qui a Monitor, la funzione limitata F si dice integrabile sull'intervallo A B se gli estremi numerici costituiti dalle somme inferiori e dalle somme superiori sono contigui. In altre parole, se c'è un solo numero che è maggiore o uguale di ogni somma inferiore e al tempo stesso, che è maggiore o uguale di ogni somma inferiore e al tempo stesso minore o uguale di ogni somma superiore. Questo numero che separa le aree dei plurirettangoli contenuti nel trapezoide dalle aree dei plurirettangoli contenenti il trapezoide, questo numero, ripeto, nell'ipotesi che sia unico, si chiama integrale della funzione f sull'intervallo a b e si indica col simbolo che già conosciamo. Noi abbiamo anticipato, non l'abbiamo dimostrato, in realtà no, in dettaglio non lo dimostreremo, anche se sul libro di testo è fatto in dettaglio, che per le funzioni continue, cioè quelle che abbiamo conosciuto, considerato fino adesso, si ha effettivamente l'integrabilità, cioè le somme inferiori e le somme superiori costituiscono effettivamente due classi continue, c'è un solo numero eh, che separa queste due classi. Ora vediamo di interpretare geometricamente questa condizione di integrabilità che diciamo, in tutti i casi di uso corrente è verificata, e lo diremo più chiaramente fra un momento, è certamente verificata per le funzioni continue, è certamente verificata per le funzioni monotone, una funzione può essere monotona ma non continua, può essere continua ma non monotona, quindi sono due condizioni del tutto indipendenti. Questa condizione di integrabilità, cioè questo fatto che queste due classi sono contigue, ripeto, è certamente verificato per tutte le funzioni continue, è certamente verificato per tutte le funzioni monotone, quindi arriveremo a concludere che la classe delle funzioni integrabili, ancorché non esaurisca la totalità delle funzioni limitate, ci sono funzioni limitate dall'andamento particolarmente patologico, sarei tentato di dire, che non sono integrabili, cioè tali che i due insiemi numerici delle somme inferiori e delle somme superiori sono separati ma non sono contigui. Ci sono infiniti elementi di separazione fra queste due classi, quindi nessuno di essi, come dire, ha maggior diritto dei restanti di essere assunto come area del trapezoide, quindi come integrale della funzione. In questo caso diremo semplicemente che la funzione non è integrabile, ma dicevo, vediamo di interpretare un poco geometricamente questa condizione di integrabilità. Dunque, Dire che la funzione è integrabile vuol dire che le due classi, le due classi costituite dalle somme superiori e le somme inferiori sono contigue, quindi se mi viene dato un numero epsilon positivo io sono capace di trovare diciamo così, una somma superiore relativa a una certa sigma 1, o sigma 2 se preferite, tanto è lo stesso, e una somma inferiore eventualmente relativa a un'altra scomposizione, sigma 1, la cui differenza scende al di sotto di epsilon. Ma vediamo un po' cosa abbiamo detto un momento fa, che se io faccio l'unione di queste due scomposizioni... Sigma 1 unito sigma 2, cioè in parole povere, se metto insieme i punti dell'una e dell'altra, ottengo una scomposizione più fine di entrambe. E quindi quando vado a considerare la differenza fra la somma superiore e la somma inferiore relativa a questa nuova scomposizione, proprio per il fatto che la somma superiore diminuisce e la somma superiore aumenta, ottengo due somme che sono più vicine fra di loro di quanto non fossero le due somme di partenza. Vediamo di fare uno schizzettino. Io qui ho. S piccolo F sigma 1, che sta qui, o S grande F sigma 2, che sta qua. Considero sigma, allora S piccolo F sigma è più grande o comunque, diciamo non è più piccola della precedente. La S grande è più piccola o comunque non è più grande della precedente. Qual è la conclusione? Che la differenza fra queste due nuove somme certamente è minore, minore o uguale della differenza fra le due precedenti. In altre parole, se io raffino entrambe le scomposizioni ottengo due somme relative alla medesima scomposizione che sono più vicine fra di loro. E dunque, se già queste, la differenza fra queste due era minore di epsilon, la differenza fra queste due nuove, che ripete è minore uguale della precedente, ha più forte ragione, sarà minore di epsilon. Quindi in buona sostanza la contiguità fra queste due classi di somme, quindi l'integrabilità della funzione f, la posso leggere così. La funzione limitata f è integrabile se comunque sia preso sigma io posso trovare una scomposizione comunque sia preso epsilon, chiedo scusa, posso trovare una scomposizione sigma che ovviamente sarà una sigma dipendente da epsilon a cui corrispondono due somme inferiore e superiore la cui differenza è minore di epsilon. Ma vediamo un po' in figura cosa vuol dire qual è il significato di questa differenza. Dunque, facciamo una figura ingrandita in cui disegniamo soltanto l'intervallo xk 1 xk. Dunque, qual è il contributo eh, che questo intervallo dà alla somma S grande F sigma. Abbiamo detto è un rettangolo che ha come base l'intervallo xk meno 1xk e come altezza E grande k, così. E qual è il contributo che questo medesimo intervallo dà alla S piccolo? È un rettangolo che ha la stessa base ma l'altezza questa volta non è E grande k ma è E piccolo k. Quindi quando faccio la differenza fra queste due somme la posso scrivere come somma unica, così. E grande k meno E piccolo k che moltiplica xk meno xk meno 1 cos'è in figura questo, questo addendo? Ebbene dunque è grande k meno piccolo k è questo pezzettino qua e questa è la base quindi è la differenza fra tutto questo rettangolo grande e questo qui in parole povere è l'area di questo rettangolo in grigio che copre questo tratto di grafico questo per quanto riguarda questo singolo addendo ma poi ci sono naturalmente tutti gli addendi relativi agli intervalli a ciascuno degli intervalli della scomposizione quindi Dire che la mia funzione è integrabile vuol dire in buona sostanza questo, che se mi viene dato un ε positivo, la funzione è integrabile se, solo se è possibile trovare una scomposizione in parti così fine, in maniera tale che i rettangoli che hanno per base gli intervalli xk meno 1xk e per altezze le differenze e, k, e grande k meno piccolo k, cioè la som, questo plurirettangolo eh, ha un'area Minore dell'epsilon che mi è stato dato. Ecco dunque che abbiamo la condizione di integrabilità. Eh, si, si parla di condizione di integrabilità di Riemann dal nome di un matematico che tra un momento andremo a prendere in considerazione, Bernard Riemann. Condizione di integrabilità di Riemann: una funzione, leggiamo a monitor, una funzione limitata sull'intervallo a b è integrabile su tale intervallo se e solo se è possibile ricoprirne il grafico cartesiano con un plurirettangolo unione di un numero finito di rettangoli con i lati paralleli agli assi, di area complessiva arbitrariamente piccola, cioè il discorso che facevo diciamo, in maniera più corretta, se mi viene data una quantità y positivo, io sono capace di trovare una scomposizione sigma dipendente ovviamente da ε così fine che la somma delle aree di tutti questi rettangolini, la cui unione copre il grafico cartesiano di f, bene, la somma di tutte queste aree scende al di sotto dell'y che mi è stato dato. Questa condizione e anche tutto questo procedimento che veniamo descrivendo per individuare la condizione di integrabilità di una funzione limitata va spesso sotto il nome di condizione di Riemann, così come si parla di integrali di Riemann e procedimento di integrazione di Riemann, dal nome del matematico tedesco, la cui immagine vediamo qui a monitor e anche nel monitor alle mie spalle, Bernard Riemann, matematico insigne, professore a Göttingen già aveva insegnato Gauss e, e morto come si vede molto giovane aveva trascorso lunghi periodi in Italia sperando che il clima migliore rispetto a quello della Germania potesse diciamo, vincere la tubercolosi di cui era affetto e purtroppo questo non è accaduto muore nel 1866 quando ancora non aveva compiuto 40 anni in riva Lago Maggiore proprio in Italia. Bene dicevo questa condizione dunque, è dunque la condizione di integrabilità di Riemann, eh, dice, la ripetiamo ancora a parole, dice che una funzione limitata a F è integrabile se e solo se è possibile coprirne il grafico cartesiano con un numero affinito di rettangoli, con i lati paralleli agli assi, la cui area complessiva scende al di sotto di un epsilon prefissato qualsivoglia. Bene, allora per esempio se noi eh, diciamo, utilizziamo questa condizione, vediamo facilmente che essa è certamente verificata per le condizioni monotone. Anche se non è, sono continue. Invece per quanto riguarda le funzioni continue, diciamo è facile ancora verificarla, ma ahimè eh si sì, richiede la conoscenza di un risultato come dire a monte che ci limiteremo a denunciare perché la sua dimostrazione ci porterebbe via troppo tempo, ma che comunque voglio come minimo illustrare. Cominciamo dalle funzioni monotone, dunque si va di bene, una funzione monotona, abbiamo detto più volte, non è necessariamente continua, può avere anche dei punti di discontinuità, come si dice, di prima specie, cioè tali che in questi punti la funzione ha limite a sinistra, limite a destra, entrambi finiti, ma non necessariamente uguali fra di loro. Allora facciamo così, guardate, dividiamo l'intervallo a b in parti uguali, cosa che diciamo, non è vietato fare, dunque prendo x con 0 coincidente con a, poi prendo x con 1 così, poi x con 2 eccetera eccetera x con n coincidente con b dunque dividiamo in n parti uguali così eh, n parti uguali dunque ciascuna parte cioè ciascuna delle differenze xk xk 1 evidentemente sarà eh, sarà la parte di b meno a così eh, b -A -A. dunque supponiamo che la funzione come qui in figura sia monotona crescente beh allora l'estremo inferiore quello che ho chiamato è piccolo k se la funzione è monotona crescente, E piccolo k non è altro che il valore della f nel punto xk meno 1. E per la stessa ragione E grande k, questi numeri incidentalmente sono anche il minimo e il massimo, E grande k è la, il valore che la f assume nel punto x con k. Se fosse monotona decrescente farei l'in contrario. Dunque, vediamo cosa dire della differenza, dunque, quindi sfaccio la differenza E grande k meno E piccolo k. Quindi questa differenza è grande k meno piccola k non è altro che il valore della f nel punto x con k meno il valore della f nel punto x con k meno 1. Cosa devo fare per valutare la differenza fra le due somme? Devo prendere questa differenza, moltiplicarla per xk meno xk meno 1, beh, ma questa è sempre la stessa quantità, è b meno a diviso n e poi sommare rispetto a k. Beh, proviamo un po', scriviamolo magari in un altro foglio. Vediamo. Dunque devo fare la somma in k da 1 a n, vediamo cosa succede, la somma in k da 1 a n, di che cosa? Abbiamo detto xk-xk-1 meno meno è una costante, b-a diviso n, quindi la posso portare fuori dal segno di sommatoria, poi qui dentro ho f di x con k-f di x con k-1. Ma Vediamo un po' che cosa succede, qui succede una cosa simpatica, dunque b-a diviso n, e proviamo un po' a scrivere per disteso queste differenze, dunque dovrei fare f di x con 1 meno f di x con 0, che altro non è che a, poi dovrei fare più f di x con 2 meno f di x con 1, più eccetera eccetera, l'ultima sarebbe, qui c'è un più, eh, più f di x con n meno f di x con n meno 1, x con n-1, così, tutto questo che moltiplica questa, diciamo, questa quantità, così. Beh, allora si vede subito che x con 1 si semplifica con x con 1, questo f di x con 2 si, semplif si semplifica col meno f di x con 2 che starebbe qui sotto. Morale se ne vanno tutti tranne il primo e l'ultimo, cioè qui viene meno f di x con 0 che è meno f di a, qui viene più f di x con n che f di b. Morale, la differenza fra la s grande e f sigma, sigma sarei tentato di chiamarla sigma n, visto che dipende dall'indice n, meno s piccolo f sigma, così di differenza, l'altra non è che b-a diviso n, l'ampiezza comune a tutti gli intervalli, che moltiplica f di b-f di a. Ma f di b-f di a è quello che è, è la oscillazione della funzione, cioè la variazione che la funzione ha subito nell'andare da a a b. Questo è quello che è, questo è quello che è. Quando n lo mando all'infinito, quando lo prendo sufficientemente grande, questa differenza la posso certamente rendere minore di epsilon. Come dire, se riprendo per un istante la figura di prima... Adesso qui, la, tramite la figura, è difficile farlo come schizzo sulla, sul foglietto, suggerisco ai miei ascoltatori di guardare la figura che ho fatto sul testo di riferimento, che ovviamente molto, è molto, di gran lunga, preferibile. Comunque, diciamo, se io immagino di mettere in fila tutti questi rettangolini, come dire, di portarli verso il basso, beh, questi rettangolini hanno tutti la stessa base e quando faccio la somma delle altezze, eh, si vede subito cosa succede, la somma delle altezze è f di B meno f di A, questa quantità. F di B meno F di A, la somma delle altezze, quindi, quindi la base è B meno A diviso N, la somma delle altezze è F di B meno F di A, quindi quando faccio l'area complessiva, eh, l'area complessiva di, questa, diciamo, di, questa, di, quest, di questi insiemi di rettangoli il cui unione copre, diciamo così, il grafico della mia funzione, l'area complessiva si può rendere piccola tanto quanto si vuole, si può diciamo, rendere se io immagino questi rettangoli, come dire, di proiettarli non qui verso il basso, ma di proiettarli in qua, così, si vede una certa cosa, questi rettangoli si impilano l'uno sull'altro, perché vedete, come dire, si toccano tutti per un vertice, li metto uno sopra l'altro, si impilano così. Quindi la somma dell'altezza è F di B meno F di A, questa quantità. Eh, le basi sono tutte, B meno A, quindi diciamo il risultato complessivo è che, è che, diciamo, otteniamo otteniamo una, un plurirettangolo la cui area si può rendere piccola tanto quanto si vuole. Questo risultato è piuttosto interessante, quindi diciamo se io ho una funzione che ha dei punti di discontinuità, però è limitata, è monotona, quindi è limitata, è monotona, quindi è limitata, se ha dei punti di discontinuità, questo, questo non significa che essa non sia integrabile, anzi essa rimane integrabile. Perché sia monotone? Naturalmente questo che vale per le funzioni monotone vale anche per somme e differenze di funzioni monotone, valgono tutte le proprietà di linearità dell'integrale nella classe più ampia delle funzioni integrabili, secondo Riemann. Quindi per esempio se io ho una funzione, che so, tanto per fare un... uno si, domandere... uno si può chiedere ma che cosa succede nel teorema fondamentale del calcolo? Se io parto da una funzione, che so, che è fatta così, che ha un, un primo tratto così e un secondo tratto colà, eh? Che cosa accade, questa è la funzione f piccolo, il grafico di f piccolo, che cosa accade nel grafico di f grande, eh, f grande di x definita come l'integrale fra, diciamo, a x mh, di f di t in dt? Il teorema fondamentale del calcolo, se ripensiamo alla dimostrazione, vale localmente, non c'è bisogno che la funzione f piccolo sia continua in tutto l'intervallo a b. Il teorema dice che se la funzione f piccolo è continua in un punto x, la funzione f grande, la funzione integrale, è derivabile in quel punto e la sua derivata è f piccolo di x. Quindi, se io vado a fare questa integrale, trovo che la f grande ha come derivato questo valore, quindi io immagino di avere una funzione fatta così, fino a questo punto, chiamiamolo c. In questo punto, la funzione f grande non è derivabile, ma è derivabile in tutti i punti successivi, ha come derivata f, gran, f piccolo. Quindi, abbiamo semplicemente un grafico che è costituito da una spezzata, la pendenza di questo tratto coincide col valore di questa ordinata, la pendenza di questo tratto coincide col valore di questa ordinata. Laddove la funzione f piccolo ha un salto, la funzione f grande ha un punto in cui essa non cessa di essere continua, ma ha un punto di non derivabilità. C'è cioè una derivata a sinistra che ha un valore, sarà il valore di questa ordinata, c'è cioè una derivata a destra che ha il valore di quest'altro ordinata. Questo è molto importante, per esempio, quando si fanno questione di calcolo delle probabilità, si ha spesso a che fare con in, integrali di funzioni che hanno andamenti di questo genere e se ne considera la funzione integrale, quella che in ambito probabilistico integrale, diciamo così, fatto da un punto in cui, come dire, a, a cominciare da meno infinito o comunque a cominciare da un punto a sinistra dell'intervallo su cui la funzione f piccola ha valori diversi da zero per cui si ha una funzione f grande che parte da zero, come qui. È molto importante, questa in questione di calcolo delle probabilità, considerare queste funzioni f grandi che si ottengono integrando, per esempio, funzioni costanti a tratti o comunque funzioni che hanno dei punti di discontinuità, ma, ripeto, funzioni che sono monotone o somme, differenze di funzioni monotone. Comunque, funzioni, diciamo, integrabili secondo Riemann. Quindi, fissiamo questo primo risultato. Sta già scritto anche qui a monitor, assieme a quell'altro, qui a monitor sta scritto che se f è continuo oppure se f è monotona, sull'intervallo BS è integrabile. Abbiamo verificato che sono integrabili tutte le funzioni monotone. Per quanto attiene le funzioni continue, dicevo, la cosa è altrettanto semplice se si ammette di conoscere un risultato, la cui dimostrazione, ahimè, semplice non è, è semplice l'enunciato, ma la dimostrazione non è semplice che, è, un teorema che viene variamente, è una versione semplificata di un teorema che è citato in letteratura come teorema di Heine-Cantor. Cantor l'abbiamo incontrata ancora, il fondatore della teoria degli insiemi. Questo matematico Heine, un matematico tedesco dell'Ottocento, anch'esso, questo teorema spesso si formula dicendo che se una funzione è continua su un intervallo a B limitato e chiuso, Compatto, come anche si dice in gergo, e se uniformemente continuo. Dunque vediamo di spiegarlo nel, in termini più semplici possibili. Vi ricordate, abbiamo più volte detto che l'oscillazione di una funzione su un intervallo è la differenza fra gli estremi della funzione stessa sul medesimo intervallo, estremo superiore e meno estremo inferiore. Quando siamo su un intervallo compatto, il teorema di Weierstrass ci dice che gli estremi sono massimo e minimo, dunque per funzioni su intervalli compatti, L'oscillazione è semplicemente la differenza fra il massimo e il minimo. Bene, dice questo teorema. Se la f è continua sull'intervallo a b compatto, così. Comunque venga assegnata una quantità positiva epsilon, è possibile costruire ottenere una scomposizione così fine dell'intervallo a b, sigma dipendente da e, così fine. In maniera tale che su ciascuno degli intervalli di questa scomposizione l'oscillazione della funzione scende al di sotto di ε. Dunque cerchiamo di capire almeno l'enunciato. Eh, la dimostrazione, ripeto, si fa per assurdo, è riportata sul libro di testo, eh, incidentalmente per chi fosse curioso è la proposizione 553, quindi se qualcuno volonteroso, diciamo così, volesse andare a vedere la dimostrazione la trova facilmente la proposizione 553, cioè la terza proposizione del paragrafo 5.5. Si fa con un ragionamento per assurdo non dissimile da quello che ci è servito per dimostrare il teorema di Weierstrass o per meglio dire il lemma che precede il teorema di Weierstrass, quello che dice, tanto per promemoria dei miei ascoltatori, quello che dice che una funzione limitata una funzione continua su un intervallo compatto è necessariamente limitata. Questo teorema in qualche modo rappresenta un perfezionamento di quello, dice che se una funzione continua su un intervallo compatto Beh, non solo è limitata, ma addirittura come dire, si, può fa, si può affettare, se mi si passa questa espressione, l'intervallo BIN, in tratti così piccoli che l'oscillazione su ciascuno non supera epsilon. Questo dice questo teorema. Allora una volta diciamo che noi abbiamo come dire, accettato questo teorema, ecco che la dimostrazione dell'integrabilità delle funzioni continue non è dissimile da quella dell'integrabilità delle funzioni monotone perché? ma perché se chiamo sigma questa scomposizione, vediamo un po' che cos'è la differenza S grande F sigma meno S piccola F sigma, ormai siamo diventati abili, è la somma in k da 1n, questi estremi inferiori e superiori incidentalmente sono massimo e minimo, ma non, faccio, non commetto nessun reato se continuo a scrivere così, qui ho ancora, forse è meglio che scriva di sotto, dunque questa differenza si scrive sommi in k da 1n, abbiamo detto e grande k meno e piccolo k, dunque l'oscillazione sul generico intervallo, sull'intervallo k esimo, moltiplicata per la, la, la base di ciascun rettangolo. Dunque abbiamo detto, questo teorema ci assicura che è possibile scegliere sigma così fine che ciascuna di queste differenze scenda al di sotto di epsilon. Quindi questo è minore uguale, questo epsilon lo porto fuori, mi rimane la somma in k da 1n xk-xk-1 ci vuole poco a vedere che questa è la somma, diciamo così, delle ampiezze di tutti questi intervalli, quindi rimane semplicemente ε per b-a, quantità che ovviamente è, come dire, arbitrariamente piccola al pari di ε. E dunque, ripeto, a valle di questo teorema, la cui dimostrazione sfortunatamente non è elementare, non è semplice, non è nemmeno difficilissima, ma insomma richiede una certa attenzione, a valle di questo teorema ecco che anche le funzioni continue sono integrabili. Si dirà, ma ci sono funzioni non integrabili? Ma certamente diciamo, non c'è limite al peggio, per così dire. Io posso inventarmi funzioni comunque capricciose, non so, un esempio classico, io prendo una funzione f di x così definita, prendo l'intervallo 0,1, poi dico che essa vale 0 quando x è un punto non razionale, eh, non appartiene a Q, e vale 1 quando x è razionale. Tutto questo per x appartenente all'intervallo 0,1. Se ricordiamo cosa abbiamo detto in una delle primissime lezioni, noi abbiamo detto che tanto i numeri razionali come i numeri irrazionali costituiscono insiemi densi sulla retta reale. Cioè, in ogni intervallo della retta reale ci sono infiniti numeri razionali e infiniti numeri irrazionali. Dunque, comunque io vado a decomporre l'intervallo 0,1 sull'intervallo k esimo ci sono tanto razionali quanto irrazionali. E dunque E piccolo k vale sistematicamente 0 ed è grande k vale sistematicamente 1. E quindi se piccolo k vale sistematicamente 0, le somme inferiori sono tutte nulle. E se grande k vale sistematicamente 1, questo 1 lo posso come dire, raccogliere a fattore comune, non c'è bisogno di farlo esplicitamente, le somme superiori valgono tutte 1 perché viene 1 per xk-k -XK 1, ma la somma delle ampiezze xk-xk-1 vale 1. Ecco dunque che... Abbiamo questa situazione così un po' paradossale che l'insieme delle somme inferiori è ridotto al numero 1 e l'insieme delle somme superiori, chiedo scusa, l'insieme delle somme inferiori è ridotto al numero, forse avevo detto bene, non ricordo, comunque l'insieme delle somme inferiori è ridotto al numero 0, l'insieme delle somme superiori è ridotto al numero 1, questi due insiemi chiaramente sono separati, ma ahimè non sono contigui, perché chiaramente fra 0 e 1 ci sono infiniti numeri, dunque questa funzione semplicemente non è integrabile secondo Riemann. cioè... Questo, questa macchina, questo procedimento che consiste nel considerare le somme inferiori e le somme superiori, domandarsi se questi insiemi, oltre che separati, questo è sempre vero, sono anche contigui, ahimè, eh, questa macchina non sempre funziona, perché non sempre questi due insiemi numerici sono contigui. Quando non sono contigui, diciamo che la funzione non è integrabile. Se proprio volendo essere diciamo, eh, cavillosi, potremmo dire che esiste un integrale inferiore, un integrale per difetto che sarà il sup delle somme inferiori, esisterà un integrale per eccesso, che sarà l'inf delle somme superiori, ma questi due integrali, ahimè, sono diversi fra di loro. Quando noi nelle lezioni precedenti abbiamo semplicemente detto per le funzioni continue, prendiamo come integrale l'estremo superiore delle somme inferiori. Adesso capiamo meglio cosa abbiamo fatto. In realtà abbiamo preso come definizione provvisoria di integrale quello che in realtà è l'integrale inferiore. Non abbiamo commesso niente di male col seno del poi. Perché per le funzioni continue l'integrale inferiore coincide con l'integrale superiore e entrambe danno come comune valore l'integrale senza ulteriori specificazioni. E quindi diciamo, tutto ciò che ho fatto è lecito anche se come dire, è stato un po' azzardoso perché abbiamo come dire, messo un po' il caro davanti ai buoi, nel senso che abbiamo preso per buono una, un certo risultato che in realtà soltanto in un secondo tempo abbiamo dimostrato essere valido, ma diciamo, sono stato spinto dal desiderio di ottenere rapidamente. Per le funzioni continue, il teorema fondamentale del calcolo, e con tutto ciò che consegue, la regola di integrazione per parti, la regola di integrazione per sostituzione, quindi diciamo tutti questi strumenti di calcolo effettivo, di calcolo fattuale che sono estremamente importanti. Quindi abbiamo diciamo, collocato la classe delle funzioni continue, così come la classe delle funzioni monotone, in questo contesto più ampio, la classe delle funzioni Riemann integrabili, integrabili secondo Riemann, classe che a sua volta è una sottoclasse, un sottinsieme proprio, ahimè, della classe delle funzioni limitate. Naturalmente questa teoria dell'integrazione, come è implicito dalle date di nascita e di morte di Bernard Riemann, è una teoria che si è completata verso la metà dell'Ottocento. La teoria dell'integrazione ha proceduto ulteriormente, si può considerare anche un tipo di integrale ancora come dire, più potente dell'integrale di Riemann, più più sofisticato diciamo integrale che è stato sviluppato agli inizi del novecento da un matematico francese di nome Lebesgue, scritto le così si pronuncia le beg ma diciamo questa è una teoria dell'integrazione che si rende necessaria per diciamo così studi di un livello superiore rispetto a quello del corso che stiamo tenendo quindi diciamo lo lasciamo volentieri a chi compie studi più approfonditi di quelli di cui ci occupiamo in questo contesto volevo così semplicemente approfittare di un paio di minuti, due o tre minuti che ancora mi restano, per tornare su un argomento a cui ho accennato molto fugacemente nella, al termine della lezione precedente. No? Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso ci, da, ci lascia questa impressione che calcolare un integrale in buona sostanza vuol dire conoscere una primitiva. Ora questo è, è vero, ma diciamo così non è una verità assoluta, si può calcolare un integrale anche per via numerica. In fondo, cosa sono le somme inferiori e le somme superiori? Non sono stime per difetto e stime per eccesso dell'integrale? Quindi, tutte le volte che io conosco una somma inferiore diciamo, e conosco una somma superiore, conosco un intervallo entro cui si colloca il mio integrale. Quindi, conosco una stima per difetto e una stima per eccesso. In qualche modo conosco questo integrale, lo conosco in un modo imperfetto, approssimato, ma ahimè, la vita è fatta di ciò, è fatta di conoscenze imperfette. Naturalmente ci sono metodi più sofisticati che non la conoscenza di una somma inferiore e di una somma superiore per stimare numericamente un integrale. Forse un qualche accenno veloce in una delle prossime lezioni, lo darò, comunque il libro di testo contiene un intero paragrafo dedicato a questo. Quindi certo è vero che la conoscenza di una primitiva, come dire, banalizza e risolve il problema del calcolo di un ma è vero anche il contrario, che io posso utilizzare, una per, utilizzare un integrale per definire una funzione. Accennavo al fatto che si può utilizzare, l'integrale per definire una funzione logaritmica. Noi abbiamo definito il logaritmo come il, le funzioni inversa dell'esponenziale. Che cos'è in buona sostanza una funzione logaritmica? È una funzione definita sull'insieme dei numeri strettamente positivi, a valore nell'insieme dei numeri reali, che fa che cosa? Qual è la proprietà di base della funzione logaritmica? La funzione logaritmica la proprietà di base quella di trasformare i prodotti fra numeri positivi nel, in somme. Se avessimo studiato la teoria dei gruppi, cosa che diciamo, non abbiamo avuto tempo di fare, ma c'è un accenno sul libro di testo, R col più in alto, l'insieme dei numeri strettamente positivi munito della moltiplicazione, ha una struttura algebrica che va sotto il nome di gruppo, gruppo commutativo, così come R è munito dell'addizione. Questa funzione muta la struttura di gruppo moltiplicativo dell'insieme dei numeri strettamente positivi nella struttura di gruppo additivo dell'insieme dei numeri reali, è quello che si dice un isomorfismo fra due gruppi. Proprio, da questa, proprietà, proprio questa proprietà, assieme all'altra proprietà che è deducibile tra l'altro da questa, che è f di 1 uguale a 0, che si vede subito perché se metto x con 2 uguale a 1 trovo che f di x con 1 uguale a f di x con 1 più f di x con 2. E vabbè, ma se f di x con 1 deve essere uguale ad f di x con 1 più f di 1, chiedo scusa, se qui metto 1 e qui metto 1, qui trovo f di x con 1 uguale a f di x con 1 più f di 1, dunque f di 1 deve essere uguale a 0. Quindi ripeto, queste due proprietà combinate sono state quelle che ci hanno consentito di ottenere il risultato f' di x uguale a 1 su x. Se si va a rivedere la dimostrazione, sia nelle lezioni come nel libro di testo, si vede come ha giocato in modo essenziale questo fatto. Ma allora perché non definire, la diciamo, ignorando questa questione, per meglio dire, fingendo di ignorare questo fatto, perché non dire, non definire la funzione logaritmo di x come il risultato di ciò che si ottiene integrando fra 1 e x la funzione 1 su t in di t. Questo ci porta a interpretare il logaritmo, no? la funzione 1 su t è un ramo di iperbole equilatera fatto così, qui c'è 1, qui c'è diciamo, qui c'è x. Quindi che cos'è il logaritmo di x? È l'area di questo pezzo, di questo trapezoide, di questo pezzo di piano che giace sotto la perbole equilatero compreso fra un x. È chiaro che io ho degli strumenti di calcolo approssimato di, questo, di questa figura piana, il più semplice sono considerare somme inferiori e superiori, quindi ho modo di stimare numericamente questa funzione, ho modo di fare quello che una volta si chiamava la tabulazione della funzione logaritmo. No? Chi come vi parla, e me non è più un giovinetto, ha passato buona parte, un tempo non indifferente, quando era al liceo, a, a, a imparare a usare le tavole dei logaritmi, libretti che forse qualcuno in casa conserva ancora, in cui era tabulata la funzione logaritmo. Ecco che abbiamo uno strumento per il calcolo approssimato, per la tabulazione della funzione logaritmo.